Valpusteria a poca distanza da San Lorenzo di Sebato, accesso alla Valbadia. Al via i lavori di costruzione del portale sud del tunnel che fa parte della nuova strada di accesso proprio alla Valbadia. Uno dei progetti più importanti in questo momento, soprattutto per la Pusteria, e quindi per eliminare quelle barriere che oggi ci sono. Un incrocio molto importante che è quello qui a San Lorenzo verso la Valbadia, dove tante macchine ogni giorno causano traffico anche per la popolazione qui a Florence, e quindi per noi molto importante. È un progetto che sta andando avanti molto bene a livello soprattutto di investimenti, di collaborazione con la popolazione, con i titolari dei terreni, e insomma un progetto che per fortuna va avanti molto bene. Oggi con la prima volata iniziamo la galleria vera e propria e speriamo che entro quest'anno i lavori di galleria si possano concludere. Il nuovo accesso alla Valbadia inizia in Valpusteria poco prima di Castel Badia, ad alcune centinaia di metri dal tunnel Sonnenburg. La strada d'accesso alla Valbadia sarà in posizione ribassata nel terreno, attraverserà con un ponte lungo 140 metri il bacino artificiale della Rienza, per poi passare sopra la linea ferroviaria della Pusteria e immettersi nella galleria per la badia lunga 990 metri. Un progetto molto importante per quanto riguarda il traffico della Pusteria e della Valbadia. È un progetto articolato in quanto comprende una galleria di un chilometro, la cui caratteristica è che metà lo scavo sarà realizzato in materiale compatto e metà in materiale sciolto. Alla galleria seguirà la realizzazione di un ponte che sovrappassa il fiume Rienza e anche la ferrovia lungo 140 metri. Per imboccare il ponte sarà realizzato un nuovo svincolo su due piani con una rotonda su un piano sfalsato rispetto al piano passante di traffico, e con l'occasione rettifichiamo anche la strada fino al Knipas. La costruzione della nuova strada è parte di una più ampia riorganizzazione del traffico sull'intera statale della Pusteria, un'opera molto attesa dai residenti dell'intera zona. Siamo molto contenti che questa opera sta andando ed è partita finalmente. Oggi veramente lo scavo della galleria è avvenuto con un forte segnale con la prima volata dell'assessore, e quindi entro l'anno si termineranno i lavori di scavo e l'anno prossimo ci sarà l'allestimento per poterla mettere in esercizio a metà del prossimo anno. Obiettivo del nuovo accesso alla Valbadia è quello di rendere più fluido il traffico, non solo costruendo nuove strade, ma anche ampliando l'offerta del trasporto pubblico di bus e treni. La tabella di marcia è stata rispettata nonostante il maltempo che in novembre ha provocato rallentamenti ai lavori proprio nella zona interessata dal nuovo cantiere.